Buongiorno gente, e buon inizio del weekly vlog. Come si può vedere dalla mia faccia, io mi sono appena svegliata. Devo ancora truccare. La cosa più bella è che devo fare tutto in 10 minuti. È martedì mattina, non so se ve l'ho detto. Forse sì, sto ancora dormendo, tutto ok. Non voglio uscire, ho freddo. Vorrei stare nel letto, io odio l'inverno, cioè almeno mi piace l'inverno, mi piace stare a casa d'inverno, però gambe in spalla. Cioè con un tempo così fuori, non so, la voglia di uscire, c'è pure vento, pure freddo. Sono le 3:30 e sono arrivata al mio ufficio. Questa città comunque ti ruba la vita, io lo dico sempre. Niente, raga, sono appunto quasi le 4 del pomeriggio. Io sono riuscita ad arrivare in ufficio adesso perché in tutta Milano io sono stata a Monza stamattina che dovevo andare al commercialista. E in generale, in tutta Milano, ovunque, tutta la Lombardia penso, piove a dirotto. E si sa che quando piove a dirotto le macchine si fermano completamente, quindi il traffico è incredibile. Chi c'è qui? Chi è che sta venendo con me a casa stasera? Finalmente a casa e sapete qual è uno dei momenti della giornata che preferisco? Eccolo qua. È questo. Mio Dio, mi soffocano, raga, aiuto. Amori, guardate che ciccioni! Sono diventati due tripponi. Bene, raga, benvenuti nella mia vita e nel non trovare mai nulla nel frigorifero, soprattutto quando non c'è Vicky, perché non faccio praticamente mai la spesa. Quindi stasera cosa mi mangio? Salata con il tonno, il mais e i pomodorini, quelli che sono sopravvissuti. Un pezzo di piadina, cioè proprio easy, semplice. Volevo fare una pasta, ma non ho abbastanza uova per fare la carbonara, non ho abbastanza nulla per fare niente, quindi questa sarà la mia cena. Outfit, sono diventata una casalinga disperata. Il mood è questo qua. I calzini, dovete capire che io ho una storia particolare con i calzini. Perdendoli in giro, o quando stendo i panni o nella lavatrice. Comunque questo è il vlog di una psicopatica. Io uso sempre, quasi sempre, 90% dei casi, due calzini diversi. Non chiedetemi perché, a volte ormai non li impacchetto più neanche a coppia nell'armadio, perché proprio di mio ormai sono riconoscibile così. Raga, sono una pessima, pessima cuoca. Quando mi ci impegno per gli altri, devo essere sincera, qualcosa di buono mi viene fuori. Soprattutto per Vicky, però Vicky mangia cose molto semplici, insomma, pasta in bianco, tortellini, cose così. Però quando devo cucinare e fare cose per me, non me ne frega nulla, cioè mi mangio qualsiasi cosa. Sto tonno sembra marmo di Carrara. Io ho questo pezzo della cucina dove ci sono tutti i piatti, che praticamente, raga, è una situazione. Sono nuda in tutto ciò, va bene? Dei piatti che rischiano di caderti letteralmente nella faccia una volta che tu apri quel coso. Quindi io tutte le volte che apro quel coso mi viene l'ansia di morire, che poi sarebbe anche una morte tristissima, niente cani che abbaiano, perché immaginatevi di morire con una pentolata in faccia aprendo il cassetto della cucina, cioè una morte veramente tipo quel programma lì, mille modi per morire. Oppure la forbice, ecco perché metto anche la forbice qui tra le mille robe. Questa qua basta che ti arriva un attimo così, è finita, quindi magari la forbice la mettiamo un po' più distante perché la forbice fa male. Quindi la pentola già si può spostare, ma la forbice no. Ma per arrivare
arricchire questa graditissima piadina, visto che il secondo tonno alla fine non ce l'abbiamo messo perché boh, mi sa che questo tonno c'è qualcosa che non va. Ho pensato bene, la nostra chef ha pensato bene di inserire anche delle fantastiche sottilette, tutto molto sano questa sera in cucina con me. Giusto per chi mi ha chiesto, Cindy gira il What I Eat in a Day, facci vedere che cosa mangi. Ecco, ecco che cosa mi mangio, raga, tutto quello che trovo nel frigo. Oh, vedi? Io non sono la classica youtuber o comunque sia persona del web che perfetta, insomma, che fa vedere una vita meravigliosa fatta di piatti in porcellana e cose così, no, piatto di plastica e via andare. Però dai, la cena è servita. E questa è la situazione dopo cena. Amore, io ho messo un'altra felpa, sto congelando perché avevo programmato male i caloriferi. Questi continuano a farmi la pipì ovunque, tranne che sulle traversine. Io ho riempito casa di traversine. Perché come forse ho già detto nel vecchio vlog, io questi periodi qua... cioè tipo io da settembre a gennaio-febbraio mi spengo completamente. Cioè sarà che sono una persona estremamente freddolosa, quindi a me questo clima così freddo non lo so, lo subisco un po' fisicamente, ecco. Mi sento un po' più debole, un po' meno forte, un po' meno felice anche rispetto all'estate. Sogno proprio da sempre sarebbe quello di, non lo so, andare a vivere in un posto dove appunto c'è sempre bel tempo. Abbiamo improvvisato una cuccia, visto che a casa mia non ho ancora una cuccia data a questi bimbi. Metto qua, un po' vicini al calorifero, che almeno fa più caldo, che questi qui c'hanno freddo. E loro si abbracciano sempre quando dormono. È vero, amore mio. Madonna, quanto siete belli. Tu siete belli e bravi soprattutto, mamma mia. Cioè, bravi mica tanto perché mi pisciate ovunque, però siete proprio buoni. Siete proprio buoni, buoni, buoni. Madonna, l'amore che ti danno queste creature, raga, non è paragonabile a... Cioè, sicuramente ci sono altri animali che ti danno un amore infinito, io non lo so, però i cagnolini ti danno un amore proprio spassionato, senza interesse, ti riempiono di feste ogni 5 minuti. Tu e il limoncello, come una volta, anzi una volta non c'era il limoncello, adesso c'è il limoncello. Comunque questo momento del vlog mi ricorda qualche anno fa. Vedi te. Ma vedi te. E Antonio, ciao. Saluta la camera. Ciao camera. Con questa raffigurazione molto romantica di io, te e il limoncello, noi ci vediamo domani. Adoro. Adoro. Buongiorno. Allora, oggi mi ero promessa ovviamente di alzarmi prestissimo, andare già a fare un sacco di cose, recuperare la giornata, eccetera. E questa è l'ora. Sono le 12. In realtà vi confesso che non avevo particolari impegni, diciamo, emergenti. E visto che sono già, come si dice... Scusate che intanto prendo la brioche per colazione. Non so se mi seguite su Instagram, però vi ho già reso partecipi, vi ho già raccontato del fatto che ormai da una settimana mi capita di avere degli svenimenti, dei semisvenimenti, o comunque degli abbassamenti di pressione, non lo so che cosa sono dovuti, non so che cosa sono. Per me... sono anche semplicemente una stanchezza accumulatissima di magari giorni fa dell'evento a Napoli, non lo so, una stanchezza proprio generale. E stamattina mi sono detta, vabbè, tanto io devo fare il cambio del medico, oggi lo posso fare fino alle 2. Niente, oggi ho scelto di, almeno la parte della mattina, riposare. Oggi pomeriggio vado in ufficio e stasera molto probabilmente vado a fare la Blaze da David Lloyd, che è la palestra dove si allena Andrea, dove mi allena Andrea.
dove appunto c'è questa saletta dove si fa Blaze, che è una figata pazzesca, un allenamento intensivo di 45 minuti basato anche sulla cardiofrequenza, che deve andare a pompare al massimo. Quindi niente raga, oggi è mercoledì e oggi ho scelto proprio di abbandonare il mio corpo a se stesso nel letto. E voi? Beh, andiamo dalla nonna? Ho fatto un casino pazzesco, ho trovato casa un disastro, casa esplosa. Ieri hanno fatto il secondo vaccino e finalmente fra una settimana usciamo, si esce, siete cani adulti, normali, che possono fare tutto quello che fanno i cani. Eccoci qua, nella mia casa di riposo ormai. Idola è diventato il posto dove mi rilasso di più, raga, dove stacco completamente la testa. Tanto qui c'è questo prodotto qui, raga, che è una bomba pazzesca. Io lo uso a capello umido per andare a districare i capelli. Mi aiuta tantissimo, avendo in questo momento l'extension, per andarli a pettinare perfettamente prima dell'asciugatura. Questo ti rende i capelli, lo lasciate in posa 2 minuti dopo averlo spruzzato sulle lunghezze e praticamente vi aiuta a far diventare il capello morbidissimo e super luminoso. Siamo in fase conclusiva, ovviamente non resterò così tipo comunione 1998, vero Rosa? Assolutamente no. Esatto, dopo li apriamo e poi scappo in ufficio come sempre. Sto andando in ufficio e comunque questo è il risultato finale. Come al solito, mi sento sempre favolosa quando torno da Idola. Comunque, visto che ci sono, vi faccio vedere un po' l'outfit. Oggi un po' rock and roll, così, piena di catene, cose, cinture. Beh, che vado, dopo vado in palestra, quindi mi cambio, ovviamente, non faccio palestra con le catene. Ci siamo arrivati? Dove siamo? Alla David Lloyd, Marsina, dove lavora questo fantastico personal trainer. Sì, oggi faremo, che ricordiamolo, è sempre attenzione, lo sapevo, niente, questo fantastico personal trainer è bravissimo. Oggi facciamo un allenamento ad alta intensità e la Cindy la spacchiamo e lavoriamo bene con i glutei. Guarda che topa, signori, che cos'è Blaze? Blaze è innanzitutto un'innovazione che arriva direttamente dall'Inghilterra, il codice non posso farvelo vedere. Questa è la nostra sala, praticamente è un circuito di 45 minuti di 3 giri, dove i primi 3 minuti avrai un lavoro cardio sul tappeto, 30 secondi di pausa, si passerà alla zona forza, dove ci saranno 30 secondi di un esercizio alternati con 30 secondi di un altro esercizio, sempre per 3 minuti. E dopo 30 secondi di pausa si passa alla zona combat, una sequenza di colpi al sacco, e in questo caso abbiamo anche le grip slam. Tranquilli, nessuno diventa un combattente di MMA, però vi diamo quelle giuste tecniche per non farvi male al sacco, in modo tale che comunque qualcuno possa trovare una diversa, diciamo, leva di sfogo che sia diversa dal normale allenamento in palestra, ipertrofico, eccetera eccetera. Ragazzi, gentilmente potrete scrivermi il socio che vi ho chiesto nella mia lezione di Blaze, che la folliamo? Sì, fate un sorriso, questi sono due ottimi receptionist, tutti e due single, penso. Ah! Ragazzi, ma quanto è topa questa ragazza! Lavinia, eccoti, Lorenzo Gessa non lo vedo. I movimenti sono controllati, ragazzi, non voglio vedere ripetizioni veloci, non servono a niente. Più controlli il movimento, più il muscolo si sviluppa. Inspiro e butto fuori. Combat, 30 secondi, tutto quello che vi rimane, spacco. Con questa canzone, combat, dovete spaccarmi tutto. Inspiro, spacco la grip per terra. Inspiro, risultati? Ascolto il mio cervello, 2 secondi, cambio forza. Ehi, tappeto, tutto quello che vi rimane, voglio vedere zone rosse, cambio zona forza.
fuori, inspiro, butto fuori, tengo il collo appoggiato alla panca, inspiro, 11 secondi, quello che vi rimane, venite qua, voglio tutto, 1, 2, 3, buongiorno, è giovedì mattina? È giovedì mattina, questa è una plastrina finta. E siamo pronti a girare. Stiamo procedendo a girare, che cosa? Si sa, la galassia. Possiamo dire la galassia, tanto questo video. Boh, non lo so in realtà se sarà la galassia alla fine. La galassia. Forse. Raga, trucco fatto. Finito. Io ho gli occhi rossissimi, sembra che mi sono fatta 27.000 pianti. In realtà è perché ho dovuto struccare il mondo. Mi ha fatto un'ispirazione libera la Fra. Si è ispirata un po' alla galassia ed è venuto fuori un po' un Van Gogh alla fine. In realtà oggi sarà una giornata molto rilassante, cercherò di riposarmi un po' perché domani devo girare il video sul Joker e sorpresa con me ci sarà il Mr. Joker interpretato dalla mitica Gloria Fair. Ebbene sì, faremo un video di coppia, un video non solo ispirato a Joker il matto, ma io sarò sua moglie, quindi ne usciranno tante cose belle. Intanto vi do una preview rapida del make up che ha fatto Francesca, molto probabilmente però quando uscirà questo vlog sarà già uscito. Eccoci qua, io ho già girato il video con Gloria, non ho avuto tempo di girare questo vlog ma proprio per niente. Situazione, perché stasera dovrei uscire, dovrei andare a ballare e non vorrei ancora questo coso in testa. E va bene, siamo nelle mani di Idola e siamo pronti, ci ricostruiamo un attimino. A livello di make up ho già fatto, però i capelli sono ancora un disastro. In ufficio. Il girato, il montaggio e anche l'online del video di Joker con Joker che vediamo lì. Non lo vediamo, è lì. Ma anche i cani che si attivano, molto bene. È andato, tutto online. Io mi sono leggermente persa questo vlog nel corso di questo weekend, perché appunto dopo essere stata da Idola, aver tolto il verde del Joker dai capelli, eccetera, ho avuto una serie di... sono stata fuori, eccetera, quindi poi ho riposato principalmente durante il weekend, è tornata la piccolina. Quindi oggi è di nuovo martedì, è passata una settimana esattamente dall'inizio di questo vlog. Non so che cosa voi abbiate visto sinceramente, lo scoprirò solo nel montaggio video successivamente. Noi ci vediamo nel prossimo weekly vlog e se volete vedere qualcosa di specifico tipo What I Ate in a Day, non lo so, qualsiasi cosa, scrivetemelo. Scaccola. Esatto, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Cindy al bagno, insomma... Cindy in the toilet, ah, tutte queste sì. Cose, esatto. Tutto un ponte. Esatto. Cindy arranca, Cindy passeggia, swaps. Cindy swaps, Cindy che si fa la ceretta, tutte queste cose qua, scrivetemelo sempre qui sotto nei commenti. Mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.